Benvenuti in questa meditazione con le mudra dedicata al dissolversi, all'allontanamento degli stati di paura e a una ricerca di una rinnovata stabilità, quindi un sentirsi a proprio agio all'interno del proprio corpo, in pace con la propria mente, come se volessimo rendere il cielo nuovamente blu, allontanare nuvole, allontanare nebbie e ritrovare questo stato di pace che ci appartiene. Bene. Quindi puoi praticare in posizione seduta, con le gambe incrociate o anche seduta sui talloni, sulle ginocchia, o se hai problemi alle ginocchia e non riesci a mantenere questa posizione per almeno 10-15 minuti, ti invito a sederti su una sedia. Gli occhi e ascolta il flusso del tuo respiro, lascia che la mente vada letteralmente a poggiarsi su quel ritmo regolare di inspiro ed espiro. Ed ecco che stabilisci la prima connessione con te stesso attraverso il magico flusso del respiro. E andando a proseguire con le mudra, non facciamo altro che attivare dei circuiti energetici all'interno del nostro corpo che vanno come a unire la geometria sacra del nostro corpo attraverso il respiro e attraverso l'unione delle dita. Ne sappiamo che le dita hanno un effetto, il movimento delle dita ha un effetto molto forte sul nostro cervello e quindi sulla nostra mente e quindi sui nostri stati d'animo. E veramente con una pratica che può andare anche dai 5-10 minuti al giorno, puoi cominciare a vedere degli ottimi risultati. Bene, apriamo con Anjali Mudra. Anjali Mudra è il gesto della preghiera. I palmi uniti, le dita spingono verso l'alto e ci indicano la direzione da seguire con la colonna vertebrale. Questa dolce pressione dei palmi aiuta la rotazione esterna delle spalle, le scapole a scendere e la gabbia toracica a potersi liberare e ampliare per ricevere un flusso di respiro più ampio. Inizialmente vedremo una mudra alla volta e poi andremo a fluire breath and movement. Da qui vai verso il gesto di Shiva, il palmo della mano sinistra crea un pugno con il pollice verso l'alto, il palmo della mano destra crea una specie di vassoio su cui la mano sinistra appoggia. Ti invito a scendere verso il plesso solare e questo mudra è un mudra di forza che simboleggia l'azione che nasce dal vuoto. Quindi in quanto yogi questa capacità di lasciare che le azioni, il movimento partano sempre da uno spazio di ascolto, uno spazio di pausa, uno spazio di vuoto, come stiamo vivendo in questo momento. Che questo spazio di vuoto ci faccia ritrovare la fede sulla nostra natura, che questo mudra possa aiutarci a generare stabilità e a recuperare le energie. Da qui molto semplice e spontaneo il passaggio in Abhaya Mudra, uno dei mudra più illustrati nella cultura indiana. Il palmo della mano sinistra scioglie il mudra, si poggia, si allinea sotto il basso ventre, il palmo della mano destra dritto spinge avanti, indica avanti, le dita puntano verso l'alto. Quello della mano sinistra un po' più a coppa, un po' più morbido. Questo è il mudra della non paura. Quindi è un mudra che invita chiaramente ad allontanare le paure che possono circondarci. Vi invito ad ascoltare la forza, ma allo stesso tempo la dolcezza di questo mudra. C'è una fermezza in esso, ma c'è anche nei confronti della paura.
la mano destra viaggerà verso la sinistra e vi si poggerà sotto nuovamente come una sorta di appoggio. I pollici si uniscono più o meno all'altezza dell'ombelico. Dhyana Mudra, mudra della meditazione. Lasciate che le braccia disegnino questa sorta di circuito energetico, un cerchio davanti a voi. Questo gesto è veramente potente, ha una grande capacità di portarci dentro, in dhyana, in uno stato meditativo. Da qui passiamo per un attimo in Anjali Mudra. Torni a navigare le correnti energetiche del cuore, ti ascolti, senti cosa emerge. E da qui, gesto della palla, palmo della mano destra ruota sul sinistro e crei uno spazio, un bellissimo spazio vuoto all'interno dei palmi. C'è comunque una sorta di cerchio davanti a te, un po' più raccolto. E questo gesto continua il lavoro di Dhyana Mudra, quindi continua questo lavoro meditativo e favorisce il rallentare delle vritti, dei flussi mentali. Quindi ti porta dentro, porta la tua attenzione al centro dei palmi delle mani, porta la tua attenzione al respiro, senti come tutto ha la capacità di essere rallentato. Questo mudra simboleggia anche il vuoto, e ci aiuta in momenti di difficoltà a trovare un punto fermo, quindi ancora una volta un senso di stabilità, un senso di appartenenza. Ripassiamo ad Anjali e qui andiamo nel gesto dello specchio, con la mano destra prima davanti, andremo a ripetere da entrambi i lati. I pollici si agganciano, i palmi guardano verso di te. C'è una certa distanza fra te e il petto, non sei completamente attaccato, e i pollici spingono uno lontano dall'altro, quindi senti questa forza che si crea da questo gesto dello specchio. Si ha immediatamente una percezione della respirazione toracica amplificata. Rimani in questa sensazione, quindi è utilissima anche per i polmoni. Questo gesto rappresenta uno specchio verso noi stessi, quindi è un'altra occasione di guardarci dentro, è un'altra occasione di chiederci se quelle paure che emergono sono vere, se siamo veramente noi. Quindi self-inquiry, quel chiedersi se ciò che emerge appartiene alla nostra verità. E da qui i mignoli si agganciano, liberi i pollici, e questo avverrà con l'espiro, una dolce spinta avanti, il gesto della spinta. Qui non vogliamo far altro che tirare fuori queste paure, allontanarle da noi, ma non con senso di fastidio o negatività, semplicemente le tiriamo fuori e lasciamo andare. Torneremo nel gesto dello specchio con adesso il palmo della mano sinistra davanti, inspirando, e poi andremo dall'altro lato, espirando, gesto della spinta. E per finire uniamo indici e pollici in gesto dell'armonia. Allineiamo al cuore questo bellissimo mudra. Questo mudra ci aiuta a riequilibrare le energie sul piano di Sahasrara, dell'ultimo chakra. Quindi vuole guidare l'energia verso l'alto e vuole guidare un senso, ad un senso di perfezione. Hai tutto ciò di cui hai bisogno in questo momento per sentirti un tutt'uno con l'universo, per sentirti in pace, per sentirti in buona salute. E da qui i palmi ritrovano il gesto.
palla che ti fa scendere. Qui puoi rimanere. O se più spontaneo puoi anche concludere col gesto della meditazione, laddove le spalle possono rilassarsi ancora di più. Quindi andiamo a rivedere insieme la sequenza. Inspirando Anjali Mudra. Espirando Shiva Mudra. Andiamo in Abhaya Mudra espirando Dhyana Mudra, inspiri passi d'Anjali Mudra, espiri gesto della palla, rallenta i flussi mentali, invita al vuoto, inspiri Anjali, ritrovi quel tuo spazio sacro, espirando, spingi un pollice lontano dall'altro, gesto dello specchio, invita un inspiro qui e ti riempi di energia rinnovata, consapevole di ciò che sei e ciò che hai, espirando, gesto della spinta, inspiri, cambi il palmo davanti, riavvicini a te la tua immagine, il tuo specchio, espirando gesto della spinta. Inspirando gesto dell'armonia. Ed espirando puoi scegliere se gesto della palla o Dhyana Mudra. Facciamolo ancora una volta insieme. In Anjali. Espiri Shiva. In Abhaya. Espiri Dhyana. In Anjali. Espiri gesto della palla. In Anjali. Espiri specchio. Con destro davanti. Rimani a inspirare qui. Il gesto della spinta avverrà con un espiro. Cambi il verso delle mani, inspiri e ti riporti a te. Espiri e tiri fuori quelle paure. In gesto dell'armonia. Ed espirando Dhyana Mudra. Bravissimi. Ora ti invito a scegliere se rimanere qui ed entrare, scivolare verso uno spazio di meditazione o rivedere, rivivere le mudra, magari ascoltando se c'è una o più di esse in cui hai bisogno di rimanere. Buona pratica. Namaste.